Bene, buongiorno, riprendiamo la nostra mattinata, giornata che sarà abbastanza lunga. Come vedete i tempi appunto di questo corso sono abbastanza serrati. Oggi moduleremo anche ulteriormente le voci. Le prime due ore di questa mattinata le trascorrerete con me e poi ci sarà il padre Agustín Hernández, che viene dall'Antoniano ma è il decano della facoltà di filosofia dell'Antoniano, che terrà la seconda parte della mattinata, quindi poi noi comunque ci rivedremo domani. Ci sono domande, questioni organizzative, quindi ogni tanto proverò a interrompermi per vedere appunto se ci sono ulteriori richieste. Riprendiamo allora, siamo ancora, come vedete, in una fase, chiamiamola introduttiva, ma sostanzialmente di riflessione, indugio sui concetti fondamentali, sulle questioni, no, centrali che ci pone o ci propone l'enciclica. E quella appunto che vi propongo, come vi dicevo ieri, è una lettura il più possibile lenta, il più possibile densa. È chiaro, non di tutto il documento, ma dei nuclei essenziali, di alcune questioni emergenti, soprattutto facendo, diciamo così, o rischiarando i nodi, gli snodi concettuali principali con l'ausilio, con l'aiuto delle scienze sociali e in particolar modo della filosofia politica e sociale. Questo è un po' il nostro obiettivo, per cui, come vedrete, lavoreremo tanto sui testi per distanziarci poi dal testo del documento con l'ausilio di altri testi o di altri strumenti. Un referente fondamentale saranno appunto le scienze sociali, come avrete avuto modo di appurare già. Qual è dunque il nostro compito? Siamo ancora, diciamo così, su questo binomio, che è il binomio che viene presentato da subito all'inizio dell'enciclica, appunto la casa e il comune. Sono i due termini, come vi dicevamo ieri, che compaiono nel sottotitolo e che in realtà rappresentano il binomio attorno al quale una certa dialettica anche argomentativa interna al documento sostanzialmente si sviluppa. La casa e il comune, siamo partiti ieri da una immagine evocativa, l'abbiamo chiamata metafora domestica perché attraverso le parole di Paolo VI, il pensiero alla morte di Paolo VI e l'incipit appunto dell'enciclica, questa metafora inevitabilmente si presenta, come si passa e qual è il filo conduttore attraverso il quale si passa dalla stanza in cui tutta la vita si svolge, di cui parlava Paolo VI, in procinto di morire, alla casa comune. Se c'è una continuità, abbiamo visto che questa continuità è anche un ampliamento. La casa comune di cui parla Francesco non è semplicemente una stanza cosmica in cui la vita biologica, umana, naturale sostanzialmente si svolge, ma è una casa allo stesso tempo più intima, più ordinaria, più feriale, possiamo dire. Francesco non a caso cita San Francesco e dunque nostra sora, madre, terra. E dunque la stanza non diventa semplicemente un qualcosa di raccolto, ordinario, oserei dire quotidiano, ma diventa anche un qualcosa che apre le porte, diventa casa comune. Ed è questo sostanzialmente quel gioco continuo a cui ci invita l'enciclica. Ci sono riferimenti in cui nasciamo, cresciamo, possiamo dire acquisiamo in maniera inconsapevole il lessico e la sensibilità della vita ordinaria, degli affetti feriali, dei gesti abituali e rituali, e lo spazio della casa, lo spazio domestico. La vera sfida è non rendere tutto questo un luogo asfittico, proprietario e immunitario. Ecco perché quella casa dell'intimità ordinaria e feriale
diventa comune e deve diventare comune. E questo non è una questione di salto, non è che dalla sfera degli affetti comuni, sembra dirci Francesco, si debba passare alla sfera delle emergenze cosmiche, ambientali, globali. C'è una sorta di continuità nella conversione. Conversione sarà il centro, la categoria centrale di tutto il nostro discorso, perché conversione ecologica è la categoria centrale di tutta l'enciclica. Oltre ad essere il termine conversione, un orientamento pratico e di fondo della stessa vita cristiana. Per cui tutto questo, come vedrete, poi alla fine, guardato nella sua essenza, si traduce in un atteggiamento di conversione, con tutti gli aggettivi attraverso i quali il termine conversione può essere chiarito. Nell'enciclica Papa Francesco lo fa attraverso l'aggettivo ecologico, per cui una delle domande fondamentali a cui proveremo a rispondere è sostanzialmente: che cos'è conversione ecologica? E per fare questo ci sarà bisogno poi sostanzialmente di capire che cos'è conversione nella vita cristiana. Però ecco, è tutto è già animato da questo atteggiamento di trasformazione, di ampliamento, di continuità e rottura, già nell'impostazione stessa dell'enciclica. E noi su questo registro proveremo dunque ancora di più oggi a scendere dentro la casa e il comune. Oggi vi propongo semplicemente una lettura, un po' distanziandoci un po' dal testo dell'enciclica, integrandola con altri testi, della casa e del comune, perché se è questo di cui dobbiamo occuparci, ed è la continuità fra questi due termini, sostanzialmente proviamo a capire anche come le scienze sociali, filosofiche, hanno ad esempio approcciato la questione della casa e che cos'è casa. Lavoreremo dunque ancora un po' sulla dimensione, su una dimensione metaforica, perché la metafora in realtà viene adottata dalle scienze sociali e dalla stessa filosofia politica e sociale. Viene adottata non soltanto come immagine retorica, ma viene adottata come riferimento particolarmente evocativo, utile in alcuni momenti e in alcuni ambiti a mettere in evidenza l'ambivalenza di fondo di alcuni oggetti sociali. La sociologia, diciamola con Simmel ad esempio, sociologo tedesco, fondatore, uno dei padri nobili della sociologia, nasce proprio con questa insistenza particolare. Ci sono determinati oggetti sociali che si contraddistinguono prima di tutto per il fatto di essere profondamente ambivalenti. La sociologia nasce come scienza del tutto curiosa nei confronti dell'ambivalenza di alcuni oggetti sociali. Simmel dirà di tutti gli oggetti sociali, ma alcuni in modo particolare vi fanno vedere con chiarezza che questa ambivalenza di fondo, che non è sinonimo di ambiguità, in realtà è la legge sottesa a molte cose che facciamo socialmente. Il classico esempio che fa Simmel, la moda. La moda è quanto di più personale e di più omologante possa esserci. Nel seguire la moda, ciascuno in un modo o nell'altro si getta pienamente in questa gestione radicale e vitale dell'ambivalenza. Se ci pensate bene, nella moda sostanzialmente, dice Simmel, guardandola con gli strumenti della sociologia, sono del tutto personale e quindi esprimo tutta la mia originalità, ci metto me stesso, rendo la mia arte, la mia vita una sorta di opera d'arte singolare e originale,
ma nello stesso tempo non posso fare a meno di seguire una tendenza. Adesso per quanto riguarda la moda nel vestire, la moda nel mangiare, in qualsiasi, diciamo così, pratica sociale in cui in un modo o nell'altro seguiamo o diciamo di seguire una moda o la moda. Assolutamente personale, espressiva, esprime la mia originalità e peculiarità, ma inevitabilmente mi mette in un contesto di condivisione di quelli che seguono la moda. Se vestissi soltanto io in una maniera del tutto peculiare, che è solo mia, in realtà non starei più nella dialettica della moda, che è espressività originale e nello stesso tempo creazione di un linguaggio ristretto e dunque condivisione di qualcosa. Una moda che mette insieme sempre più soggetti che seguono quello stile. Tutto questo per introdurci sostanzialmente a questa dialettica di ambivalenza, il che significa di non univocità, di alcuni oggetti o pratiche sociali. Dico questo perché? Perché è proprio quella metafora di casa, o meglio, l'oggetto sociale casa, con tutto ciò che si porta dietro, in quanto luogo della condivisione e della socializzazione primaria, in quanto luogo della vita condivisa attraverso la prospettiva dell'intimità, in quanto luogo della condivisione degli spazi infantili, ad esempio, o educativi. Bene, la casa, tutto questo, da una prospettiva sociologica, è e conserva questa dinamica sostanzialmente ambivalente e si nutre di questa dinamica. E alcuni autori, soprattutto quelli più vicini a noi, insistono in maniera forte e oserei dire feconda su questa dinamica di ambivalenza della casa. Ed è bene indugiare un attimo su questi autori, perché non si può, come un colpo di cannone, arrivare alla cura della casa comune e dunque intendere che cos'è casa comune, se prima non ci rendiamo conto di come viene gestita la questione casa, la questione dell'abitare nel mondo ampio e complesso delle relazioni sociali, di come ad esempio si guardi anche dall'esterno rispetto ad un mondo, diciamo così, ad un lessico internamente cattolico, sostanzialmente all'idea di casa. Ci ricordiamo sempre di quell'impegno dell'enciclica, sostanzialmente di fornire un linguaggio non esoterico, proprio perché se l'orientamento è un orientamento ecologico, per definizione, un'enciclica di questo tipo non può chiudersi in un linguaggio esoterico, ma si presta sostanzialmente e si offre generosamente come linguaggio esoterico al mondo dell'oikos, di tutti, della casa comune appunto. La metafora della casa dunque, vista con gli strumenti e con la prospettiva delle scienze politiche e sociali, in realtà è stato un modo, un riferimento continuo per dire un'istanza antropologica, una richiesta antropologica di fondo, di come l'uomo abbia continuamente nella vita sociale bisogno di protezione e nello stesso tempo di comunicazione, di come l'uomo ancora una volta viva di questa ambivalenza. Trovare una sfera, oserei dire domestica, protettiva, che raccoglie, custodisce, e coniugare questa esigenza con la necessità di avere molte porte in questa sfera e dunque di rendere quella sfera comunicabile con altre sfere, con altri mondi. Una casa che chiude e nello stesso tempo apre. Una casa che è ermeticamente chiusa,
come le monadi di Leibniz, per intenderci, delle sfere senza porte né finestre, è destinata ad essere asfittica. Non entrerà mai aria fresca, è la prima cosa che facciamo al mattino, soprattutto in queste prime giornate d'autunno. Spalancare le finestre della stanza in cui abbiamo passato la notte e rendere quella stanza e dunque quella casa comunicabile con l'esterno, lì dove siamo stati protetti, custoditi per una notte intera. Avvertiamo la stessa uguale esigenza di apertura, una ricerca di freschezza e di comunicazione con quanto sta fuori. Bene, la casa da sempre non è soltanto una metafora, ma in realtà è il luogo in cui quotidianamente, non in maniera straordinaria, ma quotidianamente gestiamo attraverso piccoli gesti ordinari, abitudinari e feriali questa doppia esigenza di apertura e di chiusura, in cui ci bagniamo ogni mattina, oserei dire, in quella ambivalenza di fondo di cui ci parlava Simmel, degli oggetti sociali. Vedete, già qui la casa non è, se la guardiamo da questa prospettiva, un qualcosa di privato o che riguardi soltanto la privatezza, è essa stessa oggetto sociale, proprio perché ci rimanda a questa prospettiva di protezione, raccoglimento e allo stesso tempo di apertura, inclusione, ospitalità, accoglienza. La stessa dinamica in fondo di cui già si parlava e già parlava Francesco commentando il versetto sulla nostra madre terra. Bene, questa idea in realtà, o questa prospettiva della casa in quanto soggetto, oggetto sociale fortemente ambivalente, se volete, ha fecondato tutta la storia del costume, la storia sociale del mondo occidentale e non solo. Potremmo pensare una storia universale, di ricostruire una storia universale alla luce del dispositivo casa. E vedere come questa ambivalenza di protezione ed esteriorità ha lavorato in tutte le culture del mondo. Ovviamente non abbiamo il tempo di fare questo, vi propongo semplicemente un autore particolarmente rappresentativo di tutto questo, non è l'unico ovviamente, ma semplicemente per comodità bisogna fare delle scelte. Quest'autore è Peter Sloterdijk. È un autore tedesco, è un filosofo tedesco, vivente, uno dei massimi filosofi contemporanei. Qui vedete in maniera, non vi spaventate, in maniera abbastanza essenziale, una trilogia, la sua trilogia, la sua opera, la sua grande opera tradotta in diverse lingue, compresa questa ovviamente l'edizione italiana, una trilogia di 3 volumi, non vi ho scritto il numero delle pagine perché altrimenti nessuno si sognerebbe di leggerle, vanno dalle 1000 alle 2000 pagine ciascuno di questi volumi, soprattutto il terzo. Vi invito semplicemente a soffermarvi sui termini, prima poi è chiaro non abbiamo il tempo di commentare tutta la trilogia di Sloterdijk. Vi invito sostanzialmente a soffermarvi su un termine ricorrente. Forse voi stessi riuscireste a trovare la parola più ricorrente in questi 3 titoli. Qual è? La sfera. Bolle, microsferologia, globi, macrosferologia, schiume, sferologia plurale. Mi sembra di capire che Sloterdijk ce l'ha un po' con le sfere. O con l'immagine della sfera. Perché? Perché la sfera, poi lo si scoprirà sostanzialmente nel 3° volume, quello uscito appunto 3 anni fa in Italia, 4 in Germania, perché la sfera, dice lui, è sostanzialmente l'immagine metaforica non soltanto per identificare il domestico e la casa, ma è l'immagine, il riferimento pratico a cui l'Occidente sostanzialmente si è dedicato per
rappresentare il mondo, non soltanto perché il mondo è sferico, ma perché la sfera, dice Sloterdijk, in un modo o nell'altro è stato il dispositivo più congeniale ad esprimere quell'ambivalenza di fondo di cui parlavamo. C'è necessità di protezione e nello stesso tempo necessità di comunicazione con l'esterno. Anzi, ancora meglio, dice Sloterdijk, la sfera presenta, per quanto possa essere una figura solida del tutto levigata e di facile intuizione, nello stesso tempo presenta la difficoltà di vivere e rappresentare questa ambivalenza. Perché la sfera in realtà è di per sé l'immagine che maggiormente si predispone alla non comunicabilità con l'esterno. Due sfere si toccano in un uno e in un punto soltanto. Se chiudete quello, le sfere non si toccano più. Dunque, se c'è soltanto un punto di comunicazione che mi garantisce il secondo termine di quell'ambivalenza, che non è soltanto accoglienza, ma è soltanto apertura, voi vi rendete conto che la sfera qui, a cui l'uomo in Occidente ha fatto ricorso continuamente per rappresentarsi tante cose, è nello stesso tempo fortemente evocativa e fortemente problematica. Ecco perché qui Sloterdijk, pensando a questa trilogia, a questi tre volumi, che di per sé riempiono mezza biblioteca, in realtà prova a fare un esperimento di questo tipo, cioè come in tutta la storia della cultura, della filosofia, della moda, della musica, la storia militare ad esempio, la sfera ha agito come dispositivo utile ad esprimere questa ambivalenza umana di fondo, di protezione e apertura, di raccoglimento ed esteriorità, di interiorità e estroflessione. Per fare tutto questo non abbiamo bisogno, ovviamente, di ripercorrere l'intera trilogia. Sloterdijk ha delle pagine bellissime, ad esempio, per descrivere attraverso la metafora della sfera la globalizzazione. Che cos'è la globalizzazione se non un tentativo di interpretare con diversi strumenti scientifici la variazione dei rapporti planetari in rapporti globali? Ancora una volta la sfera, il globo, da cui globalizzazione non è nient'altro che una rappresentazione dei rapporti attraverso l'immagine della sfera. Oppure interessanti, ma anche lì particolarmente evocativi, sono le riflessioni di Sloterdijk sulla dimensione, diciamo così, gassosa, aeriforme della sferologia contemporanea, di come la sfera agisce oggi non in quanto qualcosa di solido e di ben, diciamo così, toccabile, ma come qualcosa di impalpabile. Adesso proveremo a capirlo meglio. Il nostro obiettivo, come vi dicevo, sarà sostanzialmente quello di capire come nelle scienze filosofiche e sociali la questione o l'immagine della casa sia stata declinata, per poi ovviamente darci alla declinazione del rapporto tra casa e comune. Sloterdijk nel terzo volume, in Sferologia plurale, o dà come titolo al terzo volume un nome del tutto strano, è schiume. Lo fa dicendo soprattutto che è possibile interpretare i rapporti sociali contemporanei. Il terzo volume è quello in cui l'autore si dedica sostanzialmente all'immagine, alla raffigurazione dei rapporti sociali oggi, attraverso l'immagine della schiuma. Ancora una volta, che cos'è una schiuma se non insieme di sfere e di sfere composte, attaccate, unite in un determinato modo? La schiuma ha mille caratteristiche, adesso proveremo a vederlo.
può sembrare molto coesa, ma in realtà è molto effimera, in realtà è fatta di innumerevoli elementi che stanno insieme, ma che poi sostanzialmente sembrano stabili, ma che poi da un momento all'altro sembrano svanire. Se ci distraiamo un attimo, per un momento la vediamo, poi torniamo fra 5 minuti ed è completamente svanita, oppure ha assunto una forma completamente diversa da quella che c'era prima. Che cos'è la sfera se non un qualcosa che si compone di... La schiuma se non qualcosa che si compone appunto di bolle. Sloterdijk gioca molto, ad esempio, prima ancora che sull'uso della metafora schiuma per dire come sono i rapporti sociali oggi, sull'immagine della bolla, che ovviamente è l'elemento primario della sfera. La bolla, dice Sloterdijk, è un qualcosa che sembra ben coeso, abbastanza allettante anche agli occhi, i bambini impazziscono quando giocano con le bolle, non solo loro, ma nello stesso tempo è un qualcosa di assolutamente effimero. Il contorno iridescente di una bolla è sostanzialmente anche un qualcosa di sottilissimo, una membrana sottilissima che separa l'interno dall'esterno. E la capacità più interessante e dirompente di una bolla non è nient'altro che una, quella di scoppiare. Sloterdijk si accorge subito e dice: ma come mai poi in realtà abbiamo fatto ricorso in tempi recentissimi proprio alla metafora della bolla per spiegare lo scoppio o l'evanescenza, l'implosione dei mercati finanziari all'inizio della crisi economico-finanziaria che quest'anno compie 10 anni. Tra i vari anniversari, il 2018, questo non è sfuggito forse, il 2018 è anche il 10° anno dalla crisi del 2007-2008. Una delle crisi economico-finanziarie globali, più dure, tremende, strane, che appunto il pianeta e l'economia mondiale abbia mai vissuto. Come mai poi all'origine si è messo sostanzialmente lo scoppio di una bolla per descrivere quello che è successo? I mercati finanziari, le speculazioni finanziarie, la virtualizzazione dei mercati, la cartolarizzazione dell'economia mondiale, dato che è un meccanismo complesso, di difficile comprensione, lo abbiamo spiegato con lo scoppio di una bolla. Dice Sloterdijk, da filosofo sociale, guardate che allora questo continuo ritornare delle categorie occidentali alle sfere, al globo, alle bolle, in realtà continua a lavorare dentro la cultura dell'Occidente e non solo. Non c'era metafora migliore per esprimere un qualcosa che sembrava consistente, che sembrava sostanza del mondo, i mercati finanziari che tenevano, reggevano transizioni, che tenevano, reggevano addirittura il mercato molto materiale della costruzione edilizia, non soltanto in America, il mercato del mattone per intenderci, quanto di più solido e stabilizzante può essere il mattone. Bene, tutto questo mondo di consistenza, da un giorno all'altro, perché questo è successo, da un giorno all'altro rivela di essere bolla, cioè soldi che non ci sono, per intenderci, cioè accumulazioni stratosferiche, iridescenti, di capitali che semplicemente non esistono. E lo scoppio della bolla, in una maniera molto evocativa, semplicemente, cosa che anche un bambino potrebbe capire, dato che ci gioca, mette davanti a questo meccanismo qui, di come la virtualizzazione, non soltanto dei rapporti, se volete attraverso la rete e un certo uso dei social, ma anche dei capitali,
È una questione fondamentale, direbbe Sloterdijk, della sferologia, cioè del modo con cui continuiamo a immaginare i nostri rapporti ricorrendo all'immagine della sfera o dei globi. E dunque, ecco perché tutti questi discorsi ci interessano, un modo ancora una volta per intendere la casa e il comune. Come vedete, cose anche abbastanza distanti. In un corso che in realtà ha la pretesa di introdurci alla Laudato Si, noi dobbiamo prenderle in considerazione. Perché forse per la prima volta in un documento del Magistero, tutti questi rimandi ad un mondo variegato dell'immaginazione sociale vengono dichiaratamente additati, vengono dichiaratamente sostenuti, vengono dichiaratamente indicati, consigliati. Il Papa sembra dire, andate anche a vedere quello che succede, stiamo parafrasando, nel mondo della sferologia plurale, alla Sloterdijk. Prima di capire che cos'è casa oggi e ovviamente che cos'è casa comune oggi. Non potete inventarvi un discorso esoterico di casa comune se prima non avete minimamente fiutato come la metafora della sfera costruisce le mille case in cui gli uomini oggi vivono. E le mille case non sono solo le case di mattone, sono le case dell'economia mondiale. Sono le case della finanza mondiale, che da 10 anni stiamo osservando in una maniera particolarmente attenta, dato che lo scoppio di una bolla evanescente, lontana geograficamente da me, è successo in America, in realtà ha fatto perdere il lavoro a mio figlio. E dunque ancora una volta, come questa ambivalenza di fondo lavora all'interno o nel contatto della nostra vita più ordinaria, più quotidiana. E dice Sloterdijk in Sfere 3, qual è questo ambito a noi più vicino in cui l'immagine della schiuma non solo ci parla, ma in cui sostanzialmente siamo immersi quotidianamente nella schiuma sociale? Lui dice sostanzialmente quella è l'ambito delle schiume urbane, è la città. E la città è il luogo in cui, nella maniera più plastica ed evidente, non solo l'immagine della sfera continua a lavorare, ma in cui quotidianamente ci rendiamo conto che questa immagine della schiuma, con tutte le caratteristiche, adesso lo vedremo meglio, di che cos'è una schiuma, in realtà si offre alla nostra gestione. Viviamo non generalmente o genericamente in case, non in igloo, non in capanne, ma la tipologia più diffusa della casa, per adesso guardare al concreto, la chiamiamo appartamento, dove il termine appartamento in realtà non ci facciamo ormai più caso, ma ti rimanda ad una esigenza di fondo. O meglio, ha solo un aspetto di quell'ambivalenza dialettica di fondo di cui parlavamo, quella dell'appartarsi. Gli appartamenti, lo dice la parola stessa, sono fatti per appartarsi. E dunque per valorizzare, o meglio concentrarsi maggiormente su un corno, su un aspetto dell'ambivalenza, che è quello della protezione, che è quello del raccoglimento. E ancora una volta, la città, dice Sloterdijk, altro non è, se la guardiamo da un punto di vista architettonico, urbanistico, ormai, che un agglomerato di appartamenti. Una schiuma urbana.
una schiuma urbana in cui la modalità, la cellula, la bolla abitativa di fondo, alla bolla, a questa cellula, viene affidato sostanzialmente il compito e l'esigenza di un appartamento, cioè di un appartarsi, di un tutelarsi, di uno schermarsi reciprocamente. Ma nello stesso tempo gli appartamenti confinano, così come esattamente le bolle all'interno della schiuma. E gli appartamenti inevitabilmente sono separati da membrane sottilissime, a tal punto che odiamo o quotidianamente la voce del nostro vicino, di là dal muro, e non solo la voce. Ma proviamo a leggere direttamente quello che dice Sloterdijk. È un passo un po' più lunghetto, ci soffermeremo un po', forse non so se riuscite a leggere, però lo leggo con voi. La metafora della schiuma ha il vantaggio di fornire un'immagine dell'ordinamento topologico, non vi spaventate, di quelle creazioni spazio-vitali che si assicurano in chiave creativa. La metafora della schiuma cosa fa, dice Sloterdijk? È prima di tutto un'immagine che ci rimanda ad un ordinamento topologico, cioè l'uomo antropologicamente ha bisogno di individuare topoi, luoghi, spazi. L'uomo è un essere topologico, dice precedentemente Sloterdijk, cioè si costruisce una casa costruendo spazi, delimitando spazi e ovviamente dando un nome a questi spazi. Questi spazi cosa sono? Sono creazioni spazio-vitali che si assicurano in chiave creativa. L'uomo come progredisce, come gestisce il suo rapporto con la madre terra, ci diceva padre Cesarino ieri, che può essere anche cattiva. Beh sì, madre terra può essere anche cattiva, ci presenta un territorio impervio, fatto di fiere, e lì l'uomo risponde con un ordinamento topologico, cioè con la necessità di creare degli spazi più o meno chiusi, che diventano spazi vitali, al cui interno la vita scorre e si svolge, stanze, per tornare a Paolo VI, ma dice Sloterdijk in chiave creativa. Termine chiave, le case non sono tutte uguali. Non a caso gli appartamenti sono un qualcosa di recente. C'è una creatività in tutto questo. C'è una capacità umana di differenziare la necessità topologica dell'umano. Termine chiave, altrimenti tutto sarebbe da sempre una grande caserma uguale a se stessa. Le case, se guardiamo alle diverse culture, alle diverse latitudini, sono risposte creativamente diverse all'esigenza topologica dell'uomo. E questa è anche la nostra speranza, potremmo dire. Possiamo ancora costruire case diverse. E siamo ancora nella condizione di essere creativi rispetto a quell'esigenza topologica di avere un topo su un luogo di fondo e vivere quell'ambivalenza sociale di chiusura e di apertura in modo diverso, che non è più ad esempio soltanto l'appartamento. Chi lo sa che fra 50 anni non ci troviamo con un'altra modalità, riconoscendo che l'appartamento non è più adatto, non ci va più bene, o semplicemente lo chiameremo in un altro modo perché ha cambiato la sua esigenza, che non sarà solo quella di vivere da appartati, di vivere da toppi, in un senso volutamente, diciamo così, esasperato. Sta andando in questi giorni sulla Rai una commedia, una serie di albanese, un comico che
a me piace tanto, però bene, non è, che si chiama I Topi e che sostanzialmente descrive questa famiglia di mafiosi che vivono nascosti sotto nei conicoli di una città. Anche nella gestione sociale mediatica dell'ironia, con gli strumenti dell'ironia, la città ritorna ed è interessante vedere come ritorna attraverso la metafora dei topi, di quelli che vivono nascosti. Ma non dilaghiamo, concentriamoci. Esse non ricordano solo le vicinanze, le bolle della sfera, appunto, obbligate tra unità fragili, ma anche la necessaria chiusura in sé di ciascuna cella della schiuma. Anche se essa può esistere, la schiuma, la metafora della schiuma, può esistere solo come fruitrice di installazioni divisorie comuni. Ancora, per capire meglio, come l'immagine della schiuma funziona? Attraverso l'immagine della cella, di singole celle, di singole unità, che inevitabilmente chiudono, ma che inevitabilmente ti rimandano o rimandano chi ci sta dentro alla fruizione di un qualcosa di specifico. Installazioni divisorie comuni. Ben attenti. Per vivere in appartamenti, nelle sfere urbane, sostanzialmente dobbiamo gestire, non, dice Sloterdijk, la sfera dell'ambiente chiuso, della stanza in cui dormo o dell'appartamento in cui vivo. Ma quello che più conta è gestire le installazioni divisorie. Procediamo per termini. Quali sono queste installazioni divisorie? Pareti, porte, corridoi, strade, steccati, postazioni di frontiera, aperture, media. In realtà la schiuma urbana o l'immagine della schiuma in generale non ti rimanda all'aria che sta dentro le singole bolle, ma al fatto che tu, individuo o comunità, devi gestire installazioni divisorie che sono molto più fluide, fluttuanti di quanto tu possa pensare. È chiaro che il muro divisorio che ti separa dal soggiorno del vicino non lo puoi rompere da un mondo all'altro, da un giorno all'altro. Eppure è quella installazione divisoria che in realtà è l'oggetto della tua gestione della bolla e della schiuma. In realtà, dice Sloterdijk, guardate che sta metafora della schiuma urbana in realtà non ti rimanda alla gestione del mio, ma ti rimanda, e dunque del proprium, del privato, ma ti rimanda alla gestione della membrana, che si può declinare in mille modi, come muro, come steccato, come prestazione di frontiera, come media. Non è neanche muro divisorio, qui è membrana, è diaframma. Perché se si costruiscono i muri al mondo, si sorgono muri in cemento, ferro, bella l'immagine di Trump che passava in rassegna qualche mese fa, le diverse tipologie di muro in diversi materiali, con diversi stili, con diverse forme, e a lui il compito di scegliere quali tra i vari prototipi, puntando un dito, sarebbe stato il modulo da replicare al confine col Messico. Sì, al mondo si costruiscono muri che non possiamo chiamare membrane o diaframmi, perché altro, quelli sono muri di ferro. Grandi prese in giro. Uno di questi, non sono sicuro se sia quello che poi sia stato impiantato, è fatto di singoli assi di ferro separati da uno spazio vuoto. Ti danno la possibilità di vedere quello che c'è oltre, all'altezza del tuo naso. Puoi vedere il messicano che sta dall'altra parte, all'altezza del tuo naso, ma non ci passi. No, non passi. Non ci passi, perché una cancellata fatta con assi posizionati a questa distanza, tu lo vedi, ma gli puoi dire non ci passi. Lo puoi toccare, sì, ma non ci passa.
Ancora una volta, la declinazione di queste installazioni divisorie, attenzione però, Sloterdijk le chiama installazioni divisorie comuni. Vedete come lì dove si parla di casa, di stanza, di bolle, in un linguaggio in cui non ce l'aspetteremo, in un contesto in cui non ce l'aspetteremo, ti salta sul comune. Allora, quella binomio di casa comune citato nell'incipit dell'enciclica, lo ritroviamo come esigenza di avvicinamento, come esigenza di lavoro su due termini anche al di fuori di documenti non prettamente interni al Magistero della Chiesa. Vi faccio vedere anche questo testo per mostrarvi come l'esigenza di connettere la casa al comune in realtà oggi si respira anche fuori, potremmo dire, in contesti dove non ce l'aspetteremo. Nel contesto culturale di un filosofo che si proclama neocinico, ad esempio, Sloterdijk. Ecco perché quell'enciclica, in un modo o nell'altro, è veramente enciclica. Cioè, mette nel circolo ampio e appassionante non solo della Chiesa e del mondo, ma propone l'incontro tra due circoli, quello della Chiesa e quella del mondo, per creare circoli nuovi. Enciclos, enciclica, lettera circolare. Perché fuori, potremmo dire, c'è un mondo in cui, ad esempio, si riflette sulle installazioni divisorie comuni. E perché sono comuni? Perché quel diaframma che mi separa dal vicino, o quella membrana che mi separa invisibile, che mi separa in termini culturali dal commerciante egiziano, dal fruttarolo egiziano che sta sotto casa, per intenderci, è un'installazione divisoria comune, nel senso che non la metto soltanto io, la mettiamo insieme e il diaframma è sempre comune. La membrana che mi separa e che ci separa è sempre comune, abbiamo un muro in comune, la divisione stessa, il diaframma stesso. Questa è, sono tutte, se vogliamo, potenzialità evocative dell'immagine schiuma usata da Sloterdijk, che come vedete complica molto le cose, o meglio, ti fa vedere tutta la complessità della vicinanza, lontananza, della coesistenza, della consistenza del mondo e ad esempio del mondo urbano, della vita urbana. Torneremo sulla città, anche perché so che qui ci sono alcuni di voi che anche per motivi professionali si dedicheranno alla città, ad un aspetto particolare della città. Torneremo anche, e ve lo annuncio, perché è lo stesso Francesco che in più luoghi, non solo sul Laudato Si, mette al centro la città. Anche quello è un passaggio interessante. Ma proseguiamo con Sloterdijk. L'immagine della schiuma evoca perciò tanto, attenzione, la co-fragilità quanto il co-isolamento delle unità ammassate in unioni dense. Anche qui, due istanze ambivalenti. Fragilità e isolamento. Provate a fare l'esperimento. Se qui Sloterdijk avesse usato semplicemente fragilità senza il co, isolamento senza il co, cambierebbe completamente il discorso. Guardate che molti dei discorsi o molte retoriche politiche oggi si fondano sulla presenza o assenza di quel co. Molti discorsi che hanno come tema inclusione sociale, gestione dei rapporti tra differenti, accoglienza del diverso,
fanno leva proprio sulla presenza o assenza di quel co. Se tu giustifichi un certo discorso politico attraverso la categoria di fragilità o di cofragilità, di isolamento o di coisolamento, il discorso cambia completamente e lo puoi stirare, tirare dove lo vuoi tu, se vuoi vedere o non vedere quel co. Perché una cosa è dire sono fragile e isolato, altra cosa è constatare le condizioni di cofragilità e di coisolamento degli individui. Dentro e fuori lo stesso contesto sociale. Qui giustamente Sloterdijk dice, guardate l'immagine della schiuma, non ci stanno bolle più coraggiose o meno fragili di altre. Nell'immagine della schiuma sostanzialmente si condivide una fragilità e si condivide un isolamento. Cofragilità e coisolamento di unità ammassate, potremmo dire senza forma, in unioni dense. Ma come? La schiuma è densa? Ci ritorneremo su questa categoria di densità. Vi propongo una pausa, va bene? 10 minuti. Bene, allora riprendiamo, poi alle 10:30 arriva padre Hernandez, quindi cerchiamo di stare anche nei tempi che ci diamo di volta in volta per le pause, d'accordo? Cioè la durata della pausa la decidiamo insieme, però poi atteniamoci a quei tempi, d'accordo? Prima di andare avanti, ci sono più che altro richieste di chiarimento o interventi che possono andare a beneficio di tutti? Bene. Magari un maggior chiarimento su questo concetto di comunità e coisolamento. In pratica, se ho capito bene, dovrebbe essere una fragilità comune. Sì, e potremmo definire la condivisione della fragilità o paradossalmente l'isolamento non come, se guardiamo al mondo globalizzato così come fa Sloterdijk, l'isolamento non come una qualità di una parte ma come minimo comune denominatore, diciamo così, delle singole celle o cellule della schiuma urbana. Siccome c'era questa metafora, adesso mi viene da pensare a fare un giusto osservatore. Di solito quando faccio questa metafora poi si parte con il gioco delle metafore, perché la schiuma, poi qualcuno già parlava dello zabaglione. Beh, sì, della cucina molecolare. Sì. Nella schiuma, se una di queste microbolle scoppia, scompare, punto e basta. Se invece io ho delle bolle più grandi, magari scoppia questa bolla e si ingrandisce quella accanto. Cioè, o no? Cioè, a tanto neanche Sloterdijk che è arrivato. No. Però, sì, la tetralogia. No, in realtà adesso proviamo ad andare un po' oltre la metafora. È chiaro che il linguaggio metaforico in molti contesti può essere un'elevazione, no? Se vogliamo anche visionaria, immaginifica, di una discussione, però poi bisogna guardare ad alcuni concetti e proverò a farlo sostanzialmente adesso. Osservando sostanzialmente, ecco, riassumendo sostanzialmente alcune caratteristiche della schiuma urbana, così come ne parla Sloterdijk, ma anche per superarlo, per andare un po' oltre, o per fare alcune distinzioni che Sloterdijk non fa, ad esempio. Noi, alla luce di tutto quello che abbiamo visto, possiamo sostanzialmente riassumerlo in questo, in tre caratteristiche, sono quelle che a noi interessano poi per il nostro discorso introduttivo alla Laudato Si. La schiuma urbana è dunque, se vogliamo, l'immagine stessa dei rapporti sociali oggi,
nel mondo sociale globalizzato? Ha queste caratteristiche, quella di essere multicellulare, accidentale e connettiva. In realtà tutto il discorso di Sloterdijk nel passo che abbiamo letto si riassume in questi, le ripeto, multicellulare, accidentale, connettiva. Possiamo riassumerlo in questi tre aggettivi. E se guardiamo alla sfera dei rapporti sociali, sia quella più prossima che quella, se vogliamo, più eriforme, estesa nei rapporti sociali allargati a livello planetario, in realtà forse si ritrova, molto probabilmente si ritrova in questi aggettivi. Per cui una società che si costruisce attorno a sfere multiple, molto spesso omologate e omologanti. Le sfere multiple della società sono spesso sovrapponibili, esattamente come le bolle di una schiuma, non hanno caratteri distintivi facilmente identificabili, scambiabili, una certa scambiabilità delle sfere, accidentale, il che significa che si ricompongono continuamente seguendo delle logiche apparentemente inesistenti, esattamente come una schiuma, dice Sloterdijk. È accidentale la forma, poi è chiaro, un fisico sarà lì a spiegartela con un'equazione, ma è evidente che secondo il linguaggio comune è accidentale la composizione di quella schiuma. Dopo un minuto vedi che è diversa, è per accidenti, quindi per motivi occasionali, contingenti, non ponderabili, è diventata un qualcosa d'altro. Esattamente come capita alle schiume urbane, come capita ai rapporti sociali all'interno di una metropoli globalizzata, all'interno di una grande metropoli. Poi vedremo meglio cosa significa e cosa intendo per metropoli globale. Alcuni sociologi ci dicono che ad esempio una grande città come Roma, la più grande città d'Italia, non è una metropoli globale. Metropoli globale è Città del Messico, Pechino, un qualcosa di molto diverso che ci dice l'indice oggi dell'urbanizzazione e di come l'urbanizzazione e l'inurbamento sia probabilmente il processo più importante, più rilevante nel mondo contemporaneo. Non viene citato in Laudato Si, ovviamente non stiamo qui a chiederci il perché, però è interessante pensare che un ipotetico e forse il più fecondo proseguimento o campo di lavoro della Laudato Si sia la sfida delle culture urbane. E Francesco parla di culture urbane invece in Evangelii Gaudium, in tre paragrafi centrali che poi ritroveremo. Però per tornare a noi, è evidente che se pensiamo alla città, alla socialità contemporanea, pensiamo alla socialità urbana, e le schiume, l'immagine delle schiume urbane di Sloterdijk in un modo o nell'altro ci aiutano, multicellulari, accidentali, connettive. Anche lì Sloterdijk, quando usa il termine connettivo o appunto questi termini di cofragilità, di coisolamento, delle unità ammassate in unioni dense, invita a soffermarsi su un aspetto. Guardate che l'immagine dell'arcipelago probabilmente è superata, cioè le distinzioni, le separazioni, i diaframmi tra culture, tra appartamenti, tra cerchie sociali, tra gruppi di vicinato, sono connettive, cioè condividono anche dei diaframmi, è lì che bisogna lavorare. È lì che bisogna sostare, si può abitare il diaframma. L'aspetto della tecnologia nelle società virtuali, no? Ci torniamo adesso. Tutto questo va in una direzione, che possiamo riassumere così. E dietro tutto questo c'è una sorta di, non esplicitata da Sloterdijk perlomeno, però è un tema molto presente, anche in molta filosofia politica e sociale italiana, penso a Roberto Esposito, c'è una certa critica della ragione immunologica. Le scienze sociali contemporanee
Più che soffermarsi su una critica della razionalità tecnologica, la filosofia lo ha fatto abbondantemente negli anni 80, fino agli anni 80-90, però il nuovo, chiamiamolo trend, o se vogliamo, il nuovo riferimento critico di molta filosofia politica e sociale non è tanto la razionalità tecnica o tecnologica, per quanto anche questa continui abbondantemente sul suo campo, ma è la razionalità immunologica. Cioè si costruiscono e costruiamo case, relazioni, cerchie di appartenenza, spinti da un'esigenza di immunità. Questa questione interessa tanto i filosofi politici, perché immunità è il contrario di comunità. Il contrario di comunità oggi non è tanto le monadi staccate e basta. Qualcuno dice: cos'è il contrario di comunità? Individui separati, sganciati tra di loro. Se vuoi vedere bene il contrario di comunità oggi, anche di comunità politica, anche di comunità religiosa, perché no? Devi studiare bene la ragione immunologica, cioè il modo con cui gli individui costruiscono contenitori autogeni, direbbe Sloterdijk, costruiscono relazioni, cerchie di vicinato, spinti da una esigenza di immunità. E immunità non è non parlare con gli altri, ma è proteggersi, è limitare a priori il contatto con gli altri e fare in modo che il virus, per intenderci, non solo non entri in contatto, ma non abbia proprio ragione di reggere al contatto. È un chiudere i ponti a priori. Non è un rifiutare l'altro in quanto diverso, in quanto la pensa diversamente da me, ha una lingua diversa dalla mia, un colore della pelle diverso dal mio, un'ideologia politica diversa dalla mia, e dunque siamo incompatibili. La ragione immunitaria agisce in una maniera molto più profonda e con dispositivi molto più diversi, fluttuanti, leggeri e opachi. Sono opachi i dispositivi della ragione immunitaria perché delegittimano a monte la contaminazione, perché precludono l'ipotesi stessa della contaminazione. Sloterdijk dice appunto: la società è fatta di contenitori autogeni, cioè creati da sé, dagli individui, spinti, diremmo noi, da una certa razionalità immunitaria che continua a lavorare. Ripeto, un tratto fondamentale di questa razionalità è il fatto di essere opaca e subdola, cioè si nasconde. La razionalità immunitaria si nasconde anche oggi dietro istanze di socialità. Molto spesso puoi creare una nuova cerchia di appartenenza e accorgerti dopo che probabilmente c'è un'istanza immunitaria che sta lavorando lì dentro. Una sorta di psicodramma sociale che andrebbe di volta in volta analizzato, ma la razionalità immunitaria oggi ti spinge in un modo o nell'altro ad un surplus di lavoro sulle tue cerchie di appartenenza religiose, sociali, di vita comunitaria anche condivisa. Nel mondo della vita religiosa questo è probabilmente un tema vissuto quotidianamente, in cui sostanzialmente non puoi fare a meno di verificare quasi quotidianamente quanto c'è di immunitario in ciò che stai facendo. Questo è un lavoro non solo personale, che non si può, credo, più demandare ad una elaborazione personale
delle motivazioni profonde che mi spingono ad abbracciare la vita religiosa o a frequentare un certo gruppo di persone o a dare vita ad un'associazione. La ragione immunitaria, proprio perché ragione sociale, diventa una razionalità sistemica. Il che significa che la troviamo rinserrata in molte sfere, in quasi tutte le sfere dell'interazione sociale. E in questo senso riguarda tutti, e non soltanto le mie singole motivazioni che mi spingono a stare lì dentro, per cui devo verificarle io, soltanto io, in un'impresa solitaria. Certo, questo è importante. Però la ragione immunitaria, in un modo o nell'altro, ti porta, per tornare a Sloterdijk, a verificare tutti i processi, lo dico con termini che usa lui perché è difficilmente traducibile in tedesco, dal tedesco di Insulierung, di insulazione. La società produce bolle perché altro non è che un continuo processo di insulazione, cioè di creazione di isole. Non è tanto creazione di isole Insulierung, ma è un rinserrarsi all'interno di contesti immunitari che assomigliano a isole. E l'uomo, dice Sloterdijk, nella cultura occidentale ha sostanzialmente fatto questo. Qui c'è un altro discorso, per cui la cultura occidentale, io la critico attraverso il paradigma tecnocratico, Sloterdijk sceglie un'altra strada, io la critico attraverso il paradigma immunologico, diremmo noi, e lui esplicitamente dice attraverso questi processi di insulazione. L'uomo, anche lì dove sembra creare dei contesti comunitari di condivisione di un progetto comune, in realtà ha sempre una sottotraccia, una sottorazionalità che è quella dell'insulazione. Per cui anche lì dove apparentemente vedi dei processi, delle storie ufficiali di creazione di comunità, devi stare sempre attento, pensare una controstoria, oggi molti dicono una contronarrazione, ma in realtà contronarrazione o narrazione significa sostanzialmente critica, devi esercitare una critica, filosoficamente parlando, portando ad emersione ciò che non vedi. E dunque il fatto che ci sono e continuano ad esserci e crescono insieme ai processi comunitari ufficiali processi di insulazione. Altrimenti, signori miei, non ci spiegheremmo oggi come un processo che fino a 10 anni fa consideravamo irreversibile, quello dell'allargamento dell'Unione Europea, oggi è dichiaratamente reversibile. Questo noi non ce ne rendiamo conto, ma è il più grande sconvolgimento, è un autentico sconvolgimento di prospettiva, non solo per gli europei, ma è, se ci pensate bene, uno scarto che noi difficilmente oggi riusciamo a spiegare a chi è nato ad esempio negli anni 90. E questa cosa ci dovrebbe preoccupare non poco. Chi è nato negli anni 90, il che significa i più giovani, sostanzialmente ha la percezione di un processo di ritrazione e non ha memoria del processo di costruzione. Questa cosa o la spieghiamo adesso, quando la memoria è ancora, diciamo così, vicina, prossima, fresca, è l'altro ieri, o altrimenti parecchie cose ci sfuggiranno di mano. In gioco non è soltanto l'implosione di un'istituzione politica e amministrativa come l'Unione Europea. Probabilmente, e non esagero, non so se lo condividete, probabilmente in gioco è la pace. Il più grande frutto di quella Unione.
Perché quello, è chiaro, dobbiamo riconoscerlo, eh? 70 anni di pace, poi tutto il resto, poi l'Erasmus, d'accordo? Cosa bellissima, poi il mercato comune, però sono 70 anni di pace, signori. Nella bolla Europa. Nella bolla Europa. Fuori. Esatto, sì. Immaginiamoci che si rompe proprio l'equilibrio della bolla Europa. Prima visita che ha fatto qualcuno è stata Trump. Non si è mai uscisse questo qualcuno dall'euro e arrivasse Trump proprio qui, vedete che il sottile equilibrio mediano si rompe, è qualcosa, okay. È tutto dirlo, sì, sì. L'esigenza degli equilibri ecosistemici. Qui sì, potremmo guardare quello che sto citando da molti punti di vista. Io vi invito soltanto a farlo ponendo l'attenzione proprio su quello che dice Sloterdijk. Come vedete, è un pensatore dell'ambivalenza, è un pensatore critico, perché ti mette continuamente e pone il lettore continuamente su questo crinale, no? Non è semplicemente vedere la storia da un altro punto di vista, ma è farti immergere consapevolmente nei processi ambivalenti della storia. Ogni processo di creazione comunitaria in un modo o nell'altro si porta più o meno sopiti, più o meno quiescenti, paralleli processi di insulazione che lavorano ad altri livelli. Gli attuali processi di insulazione all'interno, se guardiamo, abbiamo fatto l'esempio dell'Unione Europea, non lavorano solo sul terreno dell'Unione Europea, che è un terreno politico. Arrivo. Ma lavorano su un terreno che è sostanzialmente culturale. Ma sempre processi di insulazione sono. O comunque sono processi che hanno la tendenza, diciamo, l'abbiamo detto all'inizio, a creare appartamenti, a ritornare, diciamo così, ma non è neanche un ritorno. Non lo chiamerei neanche nazionalismo, per quanto abbia molto i tratti del nazionalismo pre-unitario, pre-comunitario, ma sono comunque processi di insulazione, e noi dobbiamo prenderci anche tutta la libertà di guardarli, analizzarli con nuove categorie. Ancora una volta, qui è in gioco, per ritornare a noi, la dialettica tra casa e comune. Abbiamo sognato una casa comune, dopo costruendola sulle macerie della guerra. Noi europei, l'ha laudato sì, da questo punto di vista, in un modo o nell'altro, ma siamo privilegiati. Perché questa progettualità che si respira in molte pagine di quell'enciclica, e noi non l'abbiamo soltanto segnata, ci abbiamo provato, ci abbiamo messo anche, caspita, tante energie, continuiamo a mettercele. Ma il progetto è sempre quello, è il tentativo di una casa comune, su un livello politico, culturale, comunitario e così via. C'erano due richieste di intervento. Prego. Mi ha parte risposto, perché la domanda mia era proprio questa, cioè mi ha risposto in che senso? Il processo di insulazione, come ce lo ha chiaramente descritto, a vari strati, a vari livelli, ma poi il livello che invece è emerso adesso nella parte finale è che lo si può ascrivere prevalentemente più che su un fattore politico, quindi strategico, su un fattore culturale, ma di riconoscimento all'interno di una casa comune. Nel caso specifico, per casa comune, lo si può intendere, per esempio, unificazione italiana, l'essere parte di un'unificazione italiana, questo a cavallo ancora prima, Risorgimento, no? Parliamo invece, andiamo ancora oltre, era moderna, di conseguenza Europa, di conseguenza Unione Europea, l'essere parte, quindi ascriviamo noi italiani o gli altri o chi fa parte dell'Unione Europea, processo di insulazione in questo contesto, senza però renderci conto che poi magari il contesto di insulazione viene creato, anzi viene prefissato a livello gerarchico mondiale invece in diversi processi di insulazione. Però me l'ha spiegato adesso, ecco, non ha perduto qualche suono. Sì, sì, sì.
Sì, no, è vero. E, continueremo un po' su questa analisi multifattoriale e multistratificata, d'accordo? E, il passaggio sull'Unione Europea è esplicativo di questa analisi multifattoriale. Prima Padre Cesarino e poi lei. Prego. Avrei bisogno di chiarimento sul processo di insulazione. Preferisco partire dal microcosmo delle relazioni personali. Se non ho capito male, l'insulazione è un processo che parte dall'io, dal me, dal soggetto, ed è un sistema difensivo di controllo di una comunicazione e di una relazione necessaria attraverso l'individuazione di misure di difesa per proteggerli dalle possibili inquinazioni o inquinamenti, scusi, o dalle possibili infezioni di virus che possono essere messi in questa relazione, e che queste modalità difensive cambiano e si ristrutturano continuamente sulla base della conoscenza che ho della realtà dell'altro. È questo il processo. Sì, leggo perché magari è anche più chiaro, come me lo sono appuntato, no? Le isole, sfere, bolle, schiume hanno un carattere immunologico perché anestetizzano il conflitto mediante la pur legittima richiesta di comfort, protezione, intimità e riservatezza. Così come ne parla Sloterdijk, il processo di insulazione è strettamente legato alla razionalità immunologica. Così abbiamo provato a farlo. Cioè, non è semplicemente un creare, chiamiamoli, spazi per l'io. Non è semplicemente un'ulteriore declinazione dell'esigenza di autonomia individuale o di autoreferenzialità, che pur c'è, eppure è stata al centro di molta analisi sociologica negli ultimi 50 anni. Qui la grande novità, dice, io parlo di insulazione perché qui la questione è di carattere immunologico, cioè è il tentativo di compromettere a monte il contatto. L'immunologia fa questo. Non semplicemente mi protegge, ma preclude a priori, a monte, la possibilità di un eventuale contatto. Lavora sulle condizioni di possibilità, non sulla gestione del fattuale. Aiutiamoli a casa loro. Adesso, può avere dietro questa logica qui. Può essere giustificata come favoriamo un progresso interno, una sostenibilità interna, lì dove stanno, o se la guardi con un'ottica immunitaria, e molto, molto spesso è questo il sottopensiero, tu stai facendo lavorare una logica immunitaria, l'insulazione, che porterà a ulteriori insulazioni, o a tentativi di insulazioni, dove tu a monte precludi eventuali possibilità, che sono possibilità di contatto, anche possibilità di contatto regolamentato, anche possibilità di, chiamiamola, contaminazione. Qui anche lì le metafore si sprecano. Però la logica immunitaria, ripeto, ecco perché mi sono soffermato tanto sul fatto che può essere e ha un carattere che è quello di essere subdola, invisibile, agisce come giustificazione non esplicitata, perché alla fine poi se vai a vedere è che il contatto, l'eventuale contaminazione o la disponibilità al reciproco apprendimento tra diversi, io lo voglio compromettere. Come il puro e l'impuro. Sì, si ripete una logica sacrale, però senza esplicitarla molte volte. Il puro e l'impuro erano riconoscibili e facilmente additabili. Il lavoro dell'insulazione e della logica immunitaria probabilmente lavora ancora prima.
nel senso, non permetti all'impuro di stare nella porta accanto. Mentre l'impuro al tempo di Gesù lo incontravo per strada. E se Gesù non avesse incontrato l'impuro per strada, probabilmente non avrebbe avuto da lavorare. Non avrebbe saputo cosa fare. Un altro intervento. Sì, sociologicamente per l'Europa si parla di legame debole. Struttura legame debole significa, per esempio, non avere avuto un esercito in comune, non avere avuto una politica estera in comune. Quindi è una struttura legame debole facilmente vivolizzabile. Sì, sì, il punto è che anche qui la questione del legame interno, questa è una dialettica che sempre torna, la questione del legame interno, anche lì è evidente che non puoi mai staccarla dalla questione con la gestione delle frontiere. Anche lì siamo partiti da una grande metafora, quella di Francesco, sulla nostra madre terra. Ripeto, è sempre un riportare a quelle due istanze di condivisione e di accoglienza, di apertura e di chiusura, di creazione di un ordine interno, chiamiamolo, o di un legame interno, anche politico, e di un'apertura di condivisione con chi sta fuori, dato che tu quel confine politicamente non puoi fare a meno di crearlo. Si parla tanto di frontiere esterne, che non sono forse tanto frontiere, ma appunto sono più le membrane di isole. È vero però che anche analizzando questo concetto, secondo questo, sono questi ultimi riferimenti, è vero anche che se noi consideriamo però la nascita dell'essere umano, il bambino stesso, possiamo anche definire che questa relazione di insulazione sia insita dell'essere umano come specie, cioè il bambino stesso crea dei rapporti, crea delle strategie, tra virgolette, brutto usare il termine strategia, crea dei comportamenti di insulazione che però poi possono essere, che devono, perché necessa est che l'essere umano, il genitore o chi fa da tutor, debba infrangere questi rapporti di insulazione per permettergli il contatto con la realtà, col sociale, quindi lo scambio, quindi la condivisione. Quindi analizzato da questo punto di vista noi potremmo dire che è un qualcosa che sta nell'io, nell'essere, però può essere lo stesso guidato, e allora ecco che viene fuori il messaggio, secondo me, della Laudato Si, cioè forte, il messaggio, come dire, non è un male il fatto che ci sia, cioè non è un male, non è una crocifissione il fatto che ci sia questa insulazione, l'importante è che ci possa essere, che ci possano essere delle guide affinché venga infranta, affinché si possa convergere condividendo dei valori. Sì, è giusto, o semplicemente possiamo dirlo in termini antropologici. Sloterdijk ha dietro tutta l'antropologia filosofica tedesca di fine Ottocento, che in realtà piantava o giustificava alcuni riferimenti sociali o sociologici proprio su un certo modo di intendere la natura umana, ad esempio. E sì, questa ambivalenza di fondo è sostanzialmente antropologica, l'istanza di protezione e di apertura, ed è evidente come sia molto preponderante. E se guardiamo al bambino, al cucciolo dell'uomo, come lo chiamava Scheler e compagnia cantante, questa istanza di protezione prima di tutto. Sloterdijk ha delle pagine, ma ovviamente non era il caso di leggerle, sulla prima sfera, che è quella uterina, che è il grembo materno. Appunto lui fa tutta un'analisi antropologica dicendo, guardate, non dobbiamo partire dal globo, ma la prima membrana che tiene in vita e separa è quella del grembo materno. E quindi ecco lì un ancoramento antropologico più che culturale. Forse le ultime due, poi magari anche l'altra. Ok, allora no, allora prego lei. Io avrei chiedere un attimo, però se non sono solo autoreferenziali, bolle e basta, cioè bellissima l'immagine della scheletterina, però poi il bambino, secondo lo studio di Infant Research, si sviluppa grazie alla contaminazione.
Oh, certo. Certo. Esatto. Per me è importantissimo questo momento da trasmettere anche a chi poi vuole capire il significato alto della contaminazione, cioè noi ci sviluppiamo per contaminazione, perché i bambini diventano con la mamma e la mamma perde quasi la sua identità a un certo punto, almeno Volvi, Bonaghi vedono questo momento bellissimo che diventano una diade e un futuro, perciò è questo anche il messaggio da portare ai piccoli, ai cuccioli dell'uomo, che vivono un imprinting importante e questa contaminazione deve poi allargarsi verso l'esterno, se no noi creiamo persone che hanno paura della contaminazione, mentre invece il substrato della nostra crescita è la contaminazione. Sì, sì, è esattamente vero, è chiaro che poi se traduciamo tutto questo discorso in termini pedagogici è chiaro che il ruolo dell'educatore è esattamente questo, cioè quello di mettere, esatto, ed è comunque quello di mettere il bambino e il piccolo, colui che cresce, davanti a questa dinamica ambivalente, sì, assolutamente d'accordo. C'era prima lui, poi prego. Perché rispetto a questi due processi mi sembra di aver capito che siamo comunque vengono definiti come processi che crescono parallelamente e invece se c'è un aspetto che riguarda più la ciclicità dei due elementi, cioè se abbiamo cresciamo con un senso di comunità e a un certo punto invece ritorniamo a una maggiore attenzione verso la protezione che dice nella vita personale e anche storica. Ma più che di ciclicità, di cui, che è un termine che non ricorre appunto nella letteratura filosofica e sociologica che si occupa di queste cose, ci potrebbero essere equilibri simili, ma non del tutto uguali. Cioè equilibri, ad esempio, sociali e politici che si ripresentano magari nella storia. Ma di vera e propria ciclicità in cui si ripresentano alcuni paradigmi appunto ciclicamente, abitualmente della storia, probabilmente no. Qui c'è più che altro una visione della storia, se vogliamo dietro Sloterdijk, di continua apertura creativa. Ecco perché dietro c'è tutta l'antropologia filosofica ottocentesca tedesca di Scheler, Schutz e tutti quanti gli altri. Cioè di quelli che appunto si soffermano su un attributo fondamentale dell'uomo, che è quello della creatività, della non determinabilità o di non determinazione delle azioni da un punto di vista naturale o biologico. L'uomo davanti al pericolo del fuoco non ha impulsi tali, il bambino dell'uomo non ha impulsi tali come invece un micino appena nato di ritrarsi, il bambino lì nel fuoco si butta, ma crescendo si rende conto che ha una gestione creativa di quella carenza degli impulsi, di quella carenza di reazioni naturali e fa di una carenza di impulsi, una carenza di istinti, un progetto creativo e qui nasce la cultura. Ecco, dietro c'è più, se vogliamo, la visione di un uomo come animale creativamente aperto alla gestione della carenza di impulsi naturali programmati, che gli animali sono poi sostanzialmente programmati, no, da quegli impulsi. L'uomo non ha tali impulsi, questa garanzia degli istinti, ma fa di questa carenza un laboratorio di creatività culturale. Inventa strumenti, linguaggi, crea società, crea anche sfere e isole. Riguardo il termine immunità razionale, se ho ben capito, però non essendo così percepibile dal singolo, in realtà non è proprio razionale, vista dal punto di vista del singolo, perché può essere indotta o addirittura possiamo noi come singoli essere manipolati con un linguaggio complottistico o comunque indirizzati se abbiamo un pastore attento alle nostre esigenze, però forse uno sforzo sarebbe proprio
quello di aumentare la consapevolezza del singolo per essere cosciente di questi livelli di immunità, perché sennò assumiamo un po' uno stato di debolezza, nel senso che poi come individui o consapevolmente ci affidiamo a qualcos'altro. Attenzione, la dicitura è razionalità immunitaria o razionalità immunologica e non tanto di immunità razionale. Quando parlavo di razionalità immunologica o razionalità immunitaria, dicevo dunque esattamente un modo di, chiamiamolo sostanzialmente banalizzando, un modo di pensare o di rapportarci razionalmente alle esigenze della vita e dell'esistenza condivisa attraverso un paradigma, un modo privilegiato di guardare. Così come appunto esiste una razionalità tecnologica. Cosa dice la razionalità tecnica o tecnologica? Che tutto è riducibile a strumento. Per cui, seguendo la razionalità tecnica, è una razionalità perché? Perché mi permette di risolvere alcuni problemi che ho. Come devo andare a Torino? È una mia istanza, è un problema, c'è una distanza da colmare. La razionalità tecnica interviene esclusivamente come capacità dell'uomo di rinvenire strumenti per raggiungere un determinato fine. E tutti i problemi dell'uomo, da questo punto di vista, si risolvono o si riducono a questo, a questa piattaforma, diciamo così, razionale. Per cui la razionalità tecnica, se esplode, se implode, se pervade tutti quanti gli altri ambiti, in realtà non è nient'altro che rinvenire, che vedere fine e trovare strumenti, vedere fine e trovare strumenti. E se io questa cosa la faccio saltare a tutti quanti gli ambiti, in realtà tutto il reale mi diventa, persone comprese, uomini compresi, animali comprese, piante comprese, strumento per raggiungere un fine. La razionalità tecnica non è nient'altro che razionalità strumentale, per cui l'uomo è essere razionale in quanto essere capace di rinvenire, adoperare, condividere strumenti appropriati per raggiungere un determinato fine. Questo è vero, l'uomo è anche questo. La tecnologia è questo, cioè non è che poi tecnologia è il frutto del demonio. Tecnologia è sostanzialmente questo, perché l'uomo è essere razionale, tecnico in tal senso. Guai se noi non riuscissimo a rinvenire strumenti per raggiungere determinati fini. La stessa cosa, cioè quando diciamo razionalità tecnico-strumentale o razionalità tecnica, io ho provato semplicemente a ampliare il quadro delle ipotesi e vedere come oggi al centro probabilmente delle attenzioni, delle preoccupazioni sociali, di molta letteratura filosofica, sociologica in generale, non c'è tanto l'attenzione alla razionalità tecnica, ma alla razionalità immunologica. Cosa dice la razionalità immunologica? L'uomo è un essere immunitario perché è in grado non tanto di rinvenire strumenti per raggiungere determinati fini, ma riesce a creare contenitori autogeni, dispositivi sociali, che precludono a monte il contatto con la diversità. Quindi così come era pervasiva ed è ancora pervasiva la razionalità tecnico-strumentale, il mio era semplicemente un invito a dirvi: guardate che non tutti i problemi del mondo si comprendono attraverso la razionalità tecnico-strumentale, c'è anche una razionalità immunitaria o immunologica che probabilmente oggi sta agendo in una maniera molto più subdola di quella, ci sta creando non pochi problemi che non riusciamo ancora a vedere chiaramente, ma che dobbiamo adeguatamente studiare, comprendere e osservare. D'accordo? Prego. Ma diciamo adesso, pensando al discorso di razionalità immunitaria e pensando anche al nostro sistema immunitario, il nostro sistema immunitario non ci difende, cioè ci difende dall'esterno, ma in realtà interagisce con l'esterno. Ed è anzi l'essenza del sistema immunitario
non è quella di precludere un contatto, ma di reagire ad un contatto sviluppando delle sinergie. Quindi mi riesce un po' difficile pensare all'idea che la razionalità, anzi direi che nel nostro sistema immunitario, la razionalità immunitaria vuole che se io sono esposto ad agenti esterni di, diciamo, patogeni, di fatto sviluppo le mie difese immunitarie. Non nego il contatto, non lo nego affatto, ma sviluppo dei sistemi che mi consentono di convivere. È quell'aspetto di cui lei richiamava il discorso di del discorso della condivisione e accoglienza, che è anche un come dramma, nel senso l'accettazione della diversità comporta un momento di confronto e di scontro con la nel momento in cui io negassi questo contatto probabilmente mi trovo di fronte a una paura, e questa è la cosiddetta protezione. Se io invece mi viene da pensare a un concetto che la razionalità immunitaria, però può essere uno sbaglio mio, è l'idea di accettare proprio la sfida del contatto, proprio perché la razionalità immunitaria ha bisogno del contatto per potersi sviluppare, e non negarlo. Qui dobbiamo, poi concludiamo, dobbiamo capire gli ambiti disciplinari da cui noi prendiamo una determinata metafora. L'immunitas, per rifarmi alla letteratura di Roberto Esposito ad esempio, c'è un libro molto bello che si chiama appunto Immunitas, e che è quello che poi l'ha immessa anche in quella che alcuni hanno chiamato e chiamano Italian Theory, cioè la filosofia politica italiana recente, di lingua italiana, chiamiamola così, ma non divaghiamo. Esposito non la prende dai sistemi biologici, ma dal diritto romano. E l'immunitas per il diritto romano era sostanzialmente una capacità o una qualità riconosciuta al soggetto di diritto di non poter essere toccato. Per intenderci molto banalmente, mi scivola addosso. È l'immunità parlamentare, diplomatica, per cui è più... E la metafora, se bisogna fare una genealogia della metafora, dobbiamo guardare al diritto romano. Tra di voi so che ci sono molti che lo hanno studiato, e quindi è lì, è nell'istituto dell'immunitas romana, che è sostanzialmente una qualità riconosciuta che garantisce, diciamo così, la non permeabilità di qualcosa, la non permeabilità del munus e del vulnus, se volete. Munus e vulnus, in termini cristiani, sostanzialmente si richiamano. Cioè, è un qualcuno che viene ricoperto, possiamo dirla così, di una veste, di un manto impermeabile, che lo rende impermeabile. Per cui qualsiasi agente esterno, in realtà, non può penetrare oltre quella scorza. È un manto artificiale che viene calato su qualcuno. Nei dibattiti o nei processi di immunità parlamentare non si fa altro che vestire qualcuno attraverso un voto parlamentare, ad esempio, o svestirlo di quel manto, che è ancora una volta membrana, diaframma, di cui parlava Sloterdijk. Poi è chiaro che la questione immunologica nei sistemi biologici complessi lavora giustamente come dice lei, però qui l'origine è quella del diritto, d'accordo? Va bene, vi lascio a Padre Hernandez, con il quale trascorrerete il resto della mattinata. Io vi saluto, ci vediamo domani.